Ciao bambini, sono Edera e oggi ho lasciato la mia casa nel bosco per venire a raccontarvi una favola. Volete ascoltare la mia favola? C'è una domanda che vi voglio fare, ma per un rospo la felicità sarebbe? C'era nello stagno, tra le piante acquatiche, gli insetti, i pesci e le rane, anche un rospo infelice. Cacciava le mosche per mangiarle, così come fanno tutti i rospi, ed era anche abile. Il resto del giorno gracidava. Cra, cra. Era molto triste, però, e non riusciva a spiegarsi il perché. Un giorno vide passare su due classici cavalli bianchi un principe con mantello rosso e una principessa gioiosa per la vita che l'attendeva. Il rospo si riattristò particolarmente, sua madre capì e gli rivelò che era vittima di una magia che lo aveva reso rospo, ma solo fino al giorno in cui una fanciulla, non ancora abbandonata dall'innocenza, ma già con qualche ambizione, non gli avesse dato un bacio, il rospo si mise ad aspettare. Un giorno Mirta, una ragazza che spesso andava a giocare allo stagno con le amiche, passeggiava sola e rifletteva. Il rospo le saltellò appresso. Mirta si fermò e gli sorrise. Il rospo le chiese un bacio. «E diventerai un principe?» gli chiese Mirta. Il rospo rispose. «No. Principe, no.» «E allora?» chiese Mirta. «Non ha importanza, sii buona, baciami!» La pregò il rospo. Mirta, pur senza la speranza di diventare principessa, lo baciò. Il brutto rospo sentì subito che gli era successo qualcosa. Corse ad uno specchietto d'acqua e fece un salto di gioia. Era diventato un magnifico ranocchio! Vi è piaciuta la prima storia? Ve ne racconto un'altra. Allora, ci sono due bambini, Lorenzo e Serena. Mentre passeggiavano nel bosco, a casa mia, nel bosco da dove arrivo io, Lorenzo e Serena incontrarono una talpa. «Sembra un topo», disse Lorenzo. «Non è un topo, è una talpa», disse la mamma di Lorenzo. «Non è solo la mamma di Lorenzo», precisò Serena. «È anche la mamma mia!» «Io non sono la mamma tua», disse la talpa. «E tu non sei la mamma mia», rispose Serena. «Io sto dicendo che la mamma mia è anche mamma mia e non è solo la mamma di Lorenzo!» «E tu non sei la mamma mia, tu sei una talpa e io ti do un pugno!» «Oh sì, dammi un pugno di radici macinate, grazie, mi farebbero molto piacere, sai, sono diventata vecchia e a forza di scavare e di rosicchiare le radici sono rimasta quasi senza denti. Potresti darmi anche un pugno di noci macinate? Mi piacciono lo stesso.» Lorenzo guardò l'animaletto e disse: «Talpina, come facciamo? Non abbiamo nulla con cui poterti macinare le radici e le noci. Andiamo a casa e maciniamo le noci per la talpa.» «E poi dove la ritroviamo?» disse la mamma di Lorenzo, che era anche la mamma di Serena. «Facciamo così», disse Lorenzo, che era anche un polpetto. «Noi mettiamo tre sassi qui, così riconosciamo il posto. Però tu, talpina, non andare via.» «Ma no, non me ne vado. Io entro solo un'oretta nella mia galleria e guardo un po' di televisione. Oggi c'è il campionato dei vermetti, che fanno a gara a chi buca più velocemente una castagna.» «Peccato, sono tanto buone le castagne macinate e quei vermetti le bucano e le sprecano tutte.» «Fate così, andate a casa, poi tornate con le noci macinate e quando tornate bussate con un bastone. Però, mi raccomando, non sfondatemi la galleria!» «Andate, io vi aspetto.» Lorenzo, Serena e la mamma salutarono la talpa. Tornando a casa, videro tanti ciclamini e tanti funghi. Non li raccolsero, ma passò molto tempo perché volevano
spiegasse loro ogni cosa su quei fiori e su quei funghi. Mentre parlavano così, cominciò a fare buio. Arrivati a casa, la mamma cominciò a cucinare e Lorenzo si mise a giocare con la PlayStation. Ma Serena si ricordava della promessa fatta. Ritornò anche il papà e la bambina gli raccontò che avevano incontrato la talpa e che dovevano portarle le noci macinate. Ma adesso è buio, dice la mamma. Ci andiamo domani con la luce. E se muore di fame? Chiese Serena. La talpa non muore di fame, disse Lorenzo. La talpa questa sera guarda la televisione, i vermetti che brucano le castagne. Sapete che facciamo? Propose il papà di Lorenzo e di Serena. Ceniamo presto e poi mangiamo le castagne anche lui. E vediamo se ci sono i vermetti, chiese Serena. Staremo attenti, ma delle castagne abbiamo noi, non ci sono i vermetti, rispose il papà. Io voglio le castagne con i vermetti. Li devo mettere dentro la televisione, così la talpa li vede, disse Serena. Lorenzo rideva e Serena, sentendosi presa in giro, gli disse: stai zitto, ti do un pugno. A quel punto si sentì una vocina sottile. Io non sono la mamma di Lorenzo. Ma tutti si voltarono. Era la talpa. Lorenzo si mise a ridere. Certo che la talpa non era la mamma di Serena e di Lorenzo. E tu che ci fai qui? Chiese la mamma di Serena e di Lorenzo. Non devi guardare la televisione? È guasta, disse la talpa. La televisione? Chiese la mamma. No, la castagna. E i vermetti si sono rifiutati di bucarla e di fare la gara. E perché sei venuta a casa nostra? Questa non è la casa delle talpe. Non è la casa delle talpe. E che importanza ha? Avete le noci macinate? Sì, le abbiamo. Le vuoi adesso o preferisci che te le portiamo domani? Rispose la mamma di Serena e Lorenzo. Perché domani? No, no, vanno benissimo adesso. Se me le date, le sgranocchio e poi mi faccio una pennichella. Una pennichella, disse il papà dei due bambini. E dove vorresti dormire? Ma qui fuori, no? C'è un così bel giardino, rispose la talpa. Sì, vabbè, però non voglio che scavi tra le mie gallerie nel mio giardino. Ho pagato tanti soldi perché il giardiniere lo rimettesse in ordine, rispose il papà. Io scavare? Ma quando mai? Non so che cosa vuol dire scavare. Io sono una talpa di città. Io, se trovo una galleria già scavata, mi ci rifugio. Altrimenti prendo un mucchio di foglie e mi faccio un lettino comodo, comodo e caldo. Qui, nel vostro giardino, ho già visto un bel mucchio di foglie. Mi manca solo una lucetta per poter leggere il mio giornaletto preferito prima di addormentarmi. Adesso però tirate fuori le noci, che me le devo sgranocchiare. Aspetta, quanto corri, disse papà. Quel mucchio di foglie è stato raccolto perché oggi pomeriggio abbiamo fatto pulizia nel giardino. Tu non puoi andare a mettere scompiglio, perché poi dobbiamo rispazzare tutto. Ma quanto siete complicati dentro questa casa. Quando mai io metto scompiglio? Io sono una talpa ordinata e pulita. Tirate fuori le noci macinate, per favore. Sarai pure ordinata, però non pulita, le rispose la mamma. Guarda che impronte di terra hai lasciato dentro casa e sei salita pure sul tavolo, sul divano. Che fai? Torni sul tavolo? Adesso con quelle zampette sporche di terra? Ma che volete che sia un po' di terra profumata? Io ne mangio tanta di terra e non ha mai fatto male, replicò offesa la talpa. Ma tu sei una talpa, disse Lorenzo. Sì, sei una talpa, aggiunse Serena. Basta che ho sonno. Datemi le noci. Ah, avete le castagne? Sì, sì, datemene una. Se ce lo chiedi per favore, ti diamo una castagna. Poi ti lavi i piedi, e puoi anche dormire sul divano, distesa sulla copertina della bambola. Sì, sì, per favore, per piacere, voi date a me, date una buona castagna. Sì, per favore, basta che vi sbrigate. La talpa allungò una zampetta e in 4-4-8 si mangiò l'intera castagna. Certo che aveva proprio fame, disse la mamma. Avete visto come l'ha divorata? Sì. E si è pure addormentata subito, poverina, era stanca, infreddolita e affamata.
Serena, per favore, le presti la coperta della bambola, così ci avvolgiamo la talpina e la facciamo dormire sul divano questa notte. No, dorme con me la talpina stanotte, rispose Serena. Non può dormire con te, è troppo piccolina. Se per caso nel sonno tu ti volti, poverina, la fai soffocare. Io non la faccio soffocare, le racconto le favole. Facciamo così, disse la mamma. Tu prendi il lettino della bambola. La bambola dorme con te e la talpa dorme nel lettino della bambola, accanto al lettino tuo. Va bene così? Serena, tutta contenta, corse a prendere il lettino della bambola, si fece mettere il pigiamino e non vedeva l'ora di andare a dormire per poter raccontare le favole alla talpa, che però già dormiva. Sognava tante lombrichi e tante radici morbide, dolci e succose. Anche Serena si addormentò e sognò di camminare nel bosco e di spiegare tante cose alla talpina, che era diventata una sua allieva. Presto, anche tutti gli altri andarono a letto e si addormentarono. L'indomani mattina, gli altri si svegliarono, il papà e la mamma andarono a vedere la talpina. Dormiva ancora. Ma no, non c'era più. Se n'era andata via. La mamma guardò nel giardino e la vide che si arrampicava sul muretto per tentare di saltare fuori. Poverina, aveva detto la verità. Non era capace di scavare gallerie. Era diventata vecchia e non ce la faceva più. Così, se voleva uscire, doveva saltare dal cancello. La mamma le corse appresso per aprirle ed evitarle che saltando si facesse male. Poi le chiese se voleva rimanere con loro. E la talpa, che nella notte aveva perso gli ultimi denti, rispose: «Ma io vi do fastidio». «Tu non ci dai fastidio», disse la mamma. «Anzi, se preferisci dormire in quel letto di foglie, te lo copro con un tetto di rami e ti faccio una copertina di gomma piuma». La talpa era tanto commossa che non sapeva come ringraziare. Così rimase nel giardino di quella casa e la mamma, ogni tanto, le portava una castagna cotta e le noci macinate. Né Lorenzo né Serena la videro più, perché di giorno si nascondeva e di notte tornava nel suo lettino. Non voleva farsi vedere senza i suoi denti, che chissà dove erano andati a finire. Intanto Serena e Lorenzo continuavano a fare passeggiate nel bosco e imparavano tante cose. Poi, quando tornavano, si sedevano nel giardino, facevano finta di parlare a Francesco e raccontavano ad alta voce quello che avevano visto. I due bambini sapevano che la talpa li avrebbe sentiti e sarebbe stata felice di ascoltare le ultime notizie del bosco. E infatti lei era molto contenta di sapere che cosa succedeva nel bosco. Ma era ancora più contenta di avere due piccoli amici così dolci e buoni con lei. Vi è piaciuta questa seconda storia? Ve ne racconto un'altra. La bambina di Sukaur. I genitori dovrebbero comprarle un libro. Non avrebbero voluto farlo perché all'aeroporto i libri in vendita erano solo in lingue che la bambina non conosceva. Ma Zannina era stata attratta dalla copertina spessa e plastificata e soprattutto dalle tante figure. Aveva insistito per averlo. Il viaggio, del resto, sarebbe stato lungo e ogni possibile distrazione sarebbe stata preziosa. I genitori, che pure le avevano fatto riempire lo zaino di giochi e passatempi, si sarebbero sentiti meno colpevoli al momento di affidarli alla hostess. Il libro si rivelò utile. Già salendo a bordo, Zaina lo esibì a chiunque le passasse vicino, ma dovette ammettere che non sapeva cosa vi fosse scritto. Parlando con una hostess gentile, allora lei gli tradusse il titolo: Gli angeli e le bolle di sapone. La piccola viaggiatrice guardò con maggiore interesse le figure, cercando gli angeli,
e soprattutto chiedendosi se veramente sapessero fare le bolle di sapone. L'hostess le promise che appena libera le avrebbe letto qualche pagina. Zaina si comportò come una brava passeggera e non creò alcun problema all'equipaggio. Rifiutò i cibi distribuiti con i carrelli, ma si mostrava ansiosa, sapeva che finito il pasto le hostess sarebbero passate a recuperare i vassoi e poi finalmente la sua amica avrebbe avuto un po' di tempo. Ma i passeggeri di un aereo che fa un viaggio lungo, 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 non si sentono mai sazi e dopo aver mangiato vogliono sempre da bere, hanno mille piccole richieste. La bambina si mise a guardare i vicini e l'andirivieni del personale di bordo e si rifugiò tra le figure del libro. Rappresentavano bellissimi panorami, fittissimi boschi, case di campagna, camere di bambini e bambine intenti a giocare e fare i compiti. C'erano anche strade cittadine piene di negozi, di luci, animate da passanti frettolosi e parchi pieni di bambini che giocavano. Le figure erano veramente belle. Zaina le guardava e le riguardava, quasi ne volesse imparare ogni particolare. Però, per quanto cercasse, non riusciva a trovare l'angelo che faceva le bolle di sapone. Un po' delusa si addormentò. Nell'aereo, nel frattempo, avevano spento le luci grandi, lasciarono solo le piccole lampadine dei passeggeri che desideravano leggere. Sugli schermi scorreva un film silenzioso in cui un angelo caduto in terra si ritrovava nella casa di una signora che serviva a lui e agli altri giovanotti una colazione con frittata e caffè. Quando Zaina si risvegliò, con gioia scoprì che la hostess, sua amica, era seduta accanto a lei. Eudice, questo era il nome della hostess, aprì il libro e cominciò a leggere. Quando il buon Dio costruì il mondo, si accorse che le sue creature preferite, gli umani, non sarebbero stati capaci di capire come era fatto tutto ciò che si trovavano costruito attorno. Presi dalla foga di capirci qualche cosa, anziché limitarsi a prendere ciò che era necessario per vivere e per divenire numerosi, si sarebbero messi a montare e smontare ogni cosa fino al rischio di rimanere senza la terra sotto i piedi. Il buon Dio sapeva che gli uomini, in un tempo così lungo, e non riuscivano neanche ad immaginare, avrebbero lasciato la terra. Non per raggiungere un altro mondo, ma per arrivare, dopo un viaggio di tanti miliardi di anni, in un mondo fatto di niente, ma di un niente così niente che poteva essere scambiato per tutto. Gli uomini che tanti miliardi di anni prima avevano lasciato la terra, non avrebbero ricordato più com'era fatta. Il buon Dio chiese così agli angeli, che aveva creato molto tempo prima di creare gli uomini, di dare ogni tanto uno sguardo a ciò che gli umani combinavano. Gli angeli si riunirono in assemblea e decisero di moltiplicarsi ad ogni nuova generazione di umani, per poterli seguire uno per uno ed evitare che facessero guai. Si divisero in gruppi. Gli angeli del primo gruppo si assunsero il compito di decidere quando e dove ogni singolo umano sarebbe dovuto nascere. Ogni angelo di questo gruppo, ogni giorno, sarebbe andato nel grande punto della luce fredda, ne avrebbe preso un pizzico e poi, girando per l'universo, avrebbe deciso in quale punto lasciar cadere il granello di luce. Eudice indicò così a Zaniglia una figura che rappresentava una casa nel bosco e un'altra in cui un papà e una mamma si guardavano e si sorridevano. Voltata la pagina, scoprirono una galassia a spirale, dentro la quale la figura di un probabile angelo si aggirava pensierosa con il suo granello di luce da portare a destinazione. Un secondo gruppo di angeli si assunse il compito di decidere quando ogni singolo sarebbe dovuto tornare nel grande punto della luce calda e gioire, finalmente di qualcosa che a nessuno era dato sapere. Questi angeli avevano il compito di seguire, senza intervenire, ciò che ogni singolo umano faceva, per capire quando era il momento di riportarlo alla grande luce.
Nella figura che seguiva, un angelo, esile esile, guardava, stropicciandosi le ali, qualcosa che vagamente richiamava un orologio, o comunque qualcosa che misurasse il del tempo. Un terzo gruppo di angeli si prese l'incarico di aiutare gli umani a evitare di commettere gravi errori e di correre gravi rischi. Erano gli angeli che avevano il compito più fastidioso, perché è veramente difficile seguire un umano in ogni sua azione e cercare di non fargli compiere per la milionesima volta lo stesso errore. Che ripetevano, si ostinavano a fare. Eudice indicò a Zallina una figura in cui un angelo dal volto di koala saltellava attorno ad un bambino che attraversava pericolosamente con lo skateboard una strada su cui sfrecciavano macchine di ogni tipo. A un quarto gruppo non fu assegnato nessun compito. Questi furono chiamati gli angeli delle bolle di sapone. Questi angeli decisero che si sarebbero resi utili pur senza fare niente di utile. Non avrebbero aiutato le creature umane a nascere e neanche a tornare nella casa della luce. Non avrebbero aiutato gli uomini a crescere e neanche a capire perché stessero vivendo quell'avventura. Li avrebbero però aiutati a superare i momenti difficili, le incertezze, i dubbi, facendoli abituare alla ricchezza del niente. Il niente a cui erano destinati, quel niente che era condizione indispensabile perché, tornati alla grande luce, potessero goderne, comprenderla ed esserne senza fine parte. Zaniglia si agitò. Eudice si rese conto che queste righe erano difficili da capire per la bambina e gli indicò delle figure in cui degli angeli nascosti tra gli alberi, e come aveva fatto a non vederli prima, sostenevano delle corde di un'altalena su cui i bambini si alternavano, facendo a gara a chi andava più in alto. Un'altra figura, sorpresa, tra gli animali di una fattoria, un angelo, il volto di un bambino con i capelli viola tagliati a criniera, sembrava dondolare con le gambe accavallate tra nubi esili e trasparenti e, sorpresa, ancora più sorpresa, passava il tempo a soffiare in una cannuccia da cui uscivano tantissime bolle di sapone che prendevano tutte le direzioni. Zaniglia, scoperto l'angelo delle bolle di sapone, si mise ad urlare di gioia e scosse il braccio del suo vicino, svegliandolo, per fargli vedere. Il vicino un po' botta qualcosa che Zaniglia non comprese ed Eudice scoppiò a ridere. Attratte dal piccolo chiasso, le altre assistenti di volo accorsero e tutte vogliono vedere l'immagine del piccolo angelo che si dondolava tra le nubi e faceva le bolle di sapone, mentre sulla terra i bambini erano impegnati nei loro giochi, fatti ugualmente di niente. Eudice approfittò del momento di contentezza di Zaniglia per farle mangiare un panino morbido e saporito. La bambina divideva la sua attenzione tra il succo di fragola e il panino di crema colorata, quando tutte le hostess si misero a guardare qualcosa di sospeso nel piccolo spazio tra loro e il soffitto dell'aereo. Tante bolle di sapone girovagavano nelle loro teste, sulla testa di Zaniglia e su quella del grosso passeggero asiatico dalla faccia simpatica e sorridente. Una luce nella notte fuori dal finestrino sembrava affiancare l'aereo. Aveva il cappello del comandante, ma il comandante in cabina rideva senza sapere perché. Non si era accorto di aver perso il cappello. Zaniglia si addormentò di nuovo e al risveglio si accorse che l'aereo era già arrivato e che Eudice le stava accanto per accompagnarla all'uscita, dove l'aspettavano i nonni. Mise nello zaino tutti i giochi rimasti inutilizzati, il libro. I nonni l'abbracciarono e lei avrebbe voluto subito raccontare loro la storia dell'angelo che fa le bolle di sapone, ma qualcosa la trattenne. Usciti all'aperto, guardò subito verso l'alto, senza sapere cosa cercasse, ma il nonno le indicò un punto preciso, non troppo su, dove un aquilone veleggiava facendo strani disegni e lasciando una scia
fatta di tantissime bolle colorate che apparivano, si avviarono e scomparivano, lasciando spazio a tante altre bolle coloratissime. Ciao bambini, per oggi ho finito di raccontarvi storie.